Netanyahu corre ai ripari e sospende il piano di revisione del sistema giudiziario dopo le proteste e la crisi più nera degli ultimi anni. Dopo l'ultima sparatoria in una scuola, Biden rilancia l'appello a vietare l'uso delle armi d'assalto. Amnesty International denuncia nel suo report due pesi, due misure, così l'Occidente quando deve trattare i richiedenti asilo. Boom di prenotazioni per le vacanze in Spagna, il settore del turismo pronto a battere tutti i record nel 2023. Ancora proteste a Israele, manifestanti strada, caos, scontri e incendi nella notte. Folla respinta con gli idranti. Il paese è paralizzato al punto che il primo ministro Netanyahu è corso ai ripari in una delle crisi più pesanti degli ultimi anni. Mitoch achayut leumit. Mitoch haratzon limnoa et hakera ba'am. החלטתי להשהות בהי, את הקריאה השנייה והשלישית של החוק במושב הזה של הכנסת, כדי לתת זמן לנסות להגיע לאותה הסכמה רחבה לקראת החקיקה במהלך הכנסת הבאה. Il piano avrebbe rinnovato i tribunali dando al governo di Netanyahu maggiore peso nella scelta dei giudici, compresi quelli che si occupano del suo processo per corruzione, uno scenario che ha messo in contrapposizione gli ebrei israeliani liberali e laici con le fazioni più di destra e ortodosse, fino a far temere una guerra civile allarmando gli Stati Uniti. So we welcome this announcement as an opportunity to create additional time and space for compromise. Nonostante l'annuncio del primo ministro, ci sono state altre tensioni a Tel Aviv. I manifestanti chiedono il ritiro dell'intero pacchetto di misure sulla giustizia. Se lo stop all'iter dovesse rivelarsi temporaneo, continuerebbero a protestare. Vietare le armi per proteggere i bambini. Lo chiede il presidente degli Stati Uniti Biden dopo la sparatoria, l'ultima, quella di lunedì. L'irruzione con due fucili di assalto e una pistola usati per uccidere in una scuola privata cristiana. Sei le vittime, tra cui tre bambini, avevano appena 9 e 8 anni e gli altri sono stati scortati fuori. Immagini strazianti. It's heartbreaking, family's worst nightmare. And I want to commend the police who responded incredibly swiftly, within minutes. You know, the shooter in this situation reportedly had two assault weapons and a pistol, two AK-47. So I call on Congress again to pass my assault weapons ban. It's about time that we Biden ha espresso il suo profondo dolore per la tragedia. La polizia ha ucciso il sospetto killer, una donna di 28 anni, Andre Hale, ex alunna della scuola, ma non ancora chiarito il movente. No, we have a manifesto, we have some writings that we're going over that pertain to this day, the actual incident. We have a map drawn out of how this was all going to take place. Quella di lunedì è stata la 129esima sparatoria di massa negli Stati Uniti, solo nel 2023. I diritti umani valgono di più a seconda dei paesi d'origine dei richiedenti asilo. La denuncia è nero su bianco nel report di Amnesty International che richiama i doppi standard razzisti adottati dall'Occidente in relazione alla violazione dei diritti umani. Amnesty porta come esempio il trattamento dei rifugiati ucraini rispetto ad altri profughi. They didn't offer the same treatment to those escaping war and repression in Syria and Afghanistan. The USA as well, of course, a very vocal critic of Russia's aggression on Ukraine in a welcome move, also admitted tens of thousands of Ukrainians fleeing the war. But it subjected Haitian asylum seekers from Haiti, to arbitrary detention, humiliating ill treatment that amounted to race-based torture.
L'organizzazione sottolinea inoltre che alcuni passi compiuti contro la Russia, come il voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per condannare le sue azioni in Ucraina e l'apertura di un'indagine da parte della Corte Penale Internazionale sui crimini in Ucraina, sono stati controproducenti. European states, among others, exhibited double standards as well because, while condemning Russia, they condoned or were complicit in grave violations by their allies, Saudi Arabia, Egypt, and Israel, among others. Last year, Russia was able to use its veto powers to paralyze the UN Security Council, which just can't be allowed to continue. And it needs to give more voice to countries and situations which have traditionally been ignored, especially in the global south. Un'altra delle richieste avanzata da Amnesty riguarda l'introduzione di nuove leggi per affrontare il disagio sociale e le proteste. L'organizzazione chiede ai governi di mettere un freno all'utilizzo della forza e di sostenere il dialogo e i negoziati. Una visita al fronte e alle posizioni di prima linea nella regione di Zaporizhia. Così il presidente ucraino Zelensky ha motivato le truppe, consegnando le medaglie ai soldati e visitando i militari feriti ricoverati in un ospedale militare. Zelensky ha anche incontrato il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, un faccia a faccia per discutere della sicurezza del sito nucleare di Zaporizhia, con la centrale idroelettrica del Dnieper, parte essenziale del sistema che garantisce l'integrità dell'impianto. Resta alta la tensione dopo gli attacchi aerei a Slovyansk, dove, secondo fonti ucraine, due razzi russi hanno colpito la città, nella regione orientale parzialmente occupata di Donetsk. Secondo un testimone, a Slovyansk sono stati danneggiati 5 grattacieli e 7 edifici privati. Le forze armate ucraine hanno condiviso lunedì un filmato che mostra le macerie e le distruzioni nella città di Bakhmut. Secondo l'intelligence militare britannica, la Russia sembra passare a una strategia difensiva nell'Ucraina orientale. Il Parlamento ungherese ha ratificato l'adesione della Finlandia alla NATO con 182 voti favorevoli, 6 contrari e nessun astenuto. L'Ungheria è così il 29esimo e penultimo membro dell'Alleanza Atlantica ad approvare l'ingresso di Helsinki nella NATO. Il voto ungherese era già stato posticipato in più occasioni. Si attende ora la ratifica della Turchia. Azonos értékek mentén dolgozunk finn szövetségeseinkkel, és a NATO-ban lévő tagállamok is azonos értékek mentén működnek együtt, és hát komoly hozzájárulása NATO védelmi képességéhez Finnország csatlakozása, különösen a távoli észak jelentette biztonsági kihívásokra tekintettel. L'Ungheria e la Turchia sono gli unici due paesi membri della NATO a non aver ancora ratificato l'adesione della Svezia. La consegna ad Ankara dei rifugiati curdi in Svezia è uno dei punti di frizione con la Turchia, che chiede l'estradizione di quelli che definisce come terroristi. Altra giornata di sciopero nazionale contro la riforma delle pensioni in Francia. Ancora una volta i servizi ferroviari subiscono forti disagi, molte scuole restano chiuse e le consegne di carburante bloccate. Si temono altre violenze a margine delle manifestazioni previste in tutto l'esagono. 24 ore prima le proteste di massa hanno raggiunto il Louvre, dove la folla ha bloccato l'ingresso del museo. I manifestanti pacifici si sono riuniti davanti alla piramide di vetro, brandendo striscioni con la scritta «Lavorare meno per vivere di più». Continuano le ricerche dei sopravvissuti all'enorme frana di domenica nell'Ecuador centrale. Almeno 16 persone sono morte e altre 16 sono rimaste ferite, ma si temono altri dispersi. Il fango ha sommerso almeno 163 case nella piccola comunità andina di Alausi. È stato emanato un ordine di evacuazione a causa dell'imminente rischio di nuove frane a seguito di ulteriori piogge. Appena arrivati in Spagna da Seattle, Steven e Kailin esplorano le strade di Madrid in un tour walk and eat per gustare le famose tapas dove le mangia la gente del posto. La coppia è tra le centinaia di migliaia di turisti stranieri in vacanza qui per Pasqua. La Spagna dovrebbe battere tutti i record di turismo nel 2023. Gli stranieri stanno trovando in Spagna quello che il Covid ha negato a tutti da tempo, l'interazione sociale.
It's so beautiful. Oh wow. Spanish tourism is really booming this year. What we're seeing is just this kind of pent-up energy still from the pandemic that people want to get out there and see the world. You know, they want to experience, you know, little shops like this and have a great glass of wine and experience all that Spain has to offer. Il settore del turismo e dell'ospitalità spera di superare i dati pre-pandemia, quando visitarono il paese 83,7 milioni di turisti stranieri. Secondo i dati della Spanish Hotel Alliance, le prenotazioni per la settimana di Pasqua sono aumentate di 20 punti rispetto allo scorso anno e in estate si dovrebbe registrare un vero e proprio boom del turismo. España espera una temporada turística histórica, pese al aumento de precios que podría alcanzar el 20% este verano. Pero ahora mismo el mayor reto de las empresas del sector es encontrar trabajadores para satisfacer la demanda. La società di risorse umane Randstad stima che la Spagna avrà bisogno di almeno 60.000 lavoratori in più nel settore del turismo e dell'ospitalità. Aziende leader come Meliá hanno lanciato campagne social alla ricerca di giovani talenti ovunque si trovino. In questa scuola alberghiera di Madrid, giovani studenti sono pronti per entrare nel mercato del lavoro tra poche settimane, giusto in tempo per l'alta stagione. El 100% de los alumnos que salen de la escuela y que quieren trabajar, de inmediato los dejamos en un puesto laboral. Nonostante l'inflazione, l'incertezza economica e la politica globale, la Spagna potrebbe vivere la migliore stagione della sua storia. In occasione del centenario della nascita di Maria Callas, l'Opera Nazionale Greca ha in programma una serie di eventi in onore della più grande soprano del XX secolo. Il contributo della Divina all'arte operistica del Novecento è immenso e universalmente riconosciuto. La serie di omaggi si terrà da aprile a dicembre e includerà una varietà di eventi, tra cui una nuova produzione operistica, una mostra alla Biblioteca Nazionale e un documentario sui primi anni greci di Callas. Η αφορμή των 100 χρόνων από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας μας δίνει τη δυνατότητα να ξαναπροσδιορίσουμε το τεράστιο αυτό φαινόμενο ως φωνή, φυσικά ως προσωπικότητα, τα πράγματα τα οποία κατέθεσε έδωσε στην ανανέωση της όπερας. Μιλάμε για την εποχή πριν την Μαρία Κάλλας και μετά την Μαρία Κάλλας. Οπότε έχουμε την ανάγκη με αυτή την αφορμή να δείξουμε πτυχές της προσωπικότητας, μουσικής της προσωπικότητας που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικές να περάσουν στη νέα γενιά, μια γενιά που δεν γνωρίζει ακριβώς την Μαρία Κάλλας. L'evento principale è la Medea di Cherubini, prima grande coproduzione dell'Opera Nazionale Greca e di tre importanti teatri dell'opera statunitensi.